Salve, ultimamente si è diffusa la parola d'ordine, soprattutto in Italia, ma inizia a girare anche in Spagna, facciamo come l'Islanda, ovvero affrontiamo e superiamo la crisi economica come l'Islanda superò la sua crisi economica del 2008. Sia chiaro, è sempre possibile imparare dagli altri, soprattutto quando gli altri hanno affrontato gravissimi problemi economici e noi ci stiamo dentro, e quindi è sempre interessante andare a vedere che cosa è successo in effetti. Vediamo prima però che cosa dicono nell'Islanda. Quali sono le cose che si raccontano nell'Islanda? Io ho stampato qualche pagina di qualche sito. Panorama dice: in Spagna i giovani protestano e chiedono Hagamos como Islandia. Facciamo come Islanda con il suo tag di Twitter. Questo sito No Debito dice: facciamo come in Islanda. C'è un altro sito che parla del rapporto tra la crisi islandese e le scie chimiche. Qui si parla di Islanda si libera dal Fondo Monetario Internazionale. L'Islanda si libera anche qui dal Fondo Monetario Internazionale. Poi vediamo, consulenza finanziaria indipendente dice: l'Islanda ha ignorato tutte le raccomandazioni del Fondo Monetario Internazionale per uscire dalla crisi. Cioè, per uscire dalla crisi ha dovuto ignorare la raccomandazione del Fondo Monetario. Abbiamo: non paghiamo il vostro debito, lezioni dall'Islanda. Il caso Islanda, la crisi finanziaria è finita, la democrazia ha vinto. Facciamo come l'Islanda, niente tagli, banchieri in galera. E poi abbiamo Beppe Grillo che già da gennaio scriveva buone notizie dall'Islanda, chiudendo con un caso di studio. E poi replicava ospitando altri commenti, tipo facciamo come l'Islanda. Vediamo qual era la situazione in Islanda. L'Islanda, che facciamolo presente, è una nazione di 300.000 abitanti, aveva tre banche private, tra cui una banca che si chiama Landsbank. Queste tre banche private furono deregolamentate, cioè lo Stato applicò la deregulation sul settore bancario, e in questo modo furono molto meno controllati i prodotti finanziari che costruivano, che promuovevano con la loro clientela. Di queste tre banche, la Landsbank aveva una sua banca online che si chiamava IceSave. È una banca online. Alcuni dicono che questo era un fondo di investimento. iSave era una banca online. Questo è il logo della iSave. Sotto c'è scritto chiaramente Part of Landsbanki Reykjavik Iceland. È una parte della banca Landsbanki. Quindi lo mettiamo qui. Eccolo qui. L'iSave è parte della Landsbanki. Era una banca online. Questa banca online promuoveva dei fondi come si fa adesso con il conto bloccato, che danno quindi degli interessi molto alti. Tuttavia, l'iSave offriva degli interessi molto molto più alti della concorrenza, quindi alcuni fondi di investimento, invece di investire in obbligazioni, azioni, eccetera, che erano o troppo volatili e rischiose, oppure avevano dei tempi di dismissione molto lunghi, perché le obbligazioni possono durare anche 10, 15, 20 anni, hanno deciso di spostare, disinvestire e di investire in questa iSave. Erano fondi pensionistici inglesi e olandesi. Questi fondi avevano 320.000 clienti. Quindi i clienti di questi fondi erano più addirittura degli abitanti dell'Islanda, comunque sia, pressappoco lo stesso numero. Avevano investito un totale di 4 miliardi, quindi scriviamo in milioni, 4 mila milioni avevano investito. Nel 2008 ci fu la grande crisi finanziaria, la crisi dei titoli spazzatura. E i titoli spazzatura erano anche i titoli di queste banche private che avevano promesso degli interessi molto alti e che non erano più in grado di ripagarli.
Ma perché i fondi pensione, abbiamo detto, investivano in banche islandesi? Perché il governo islandese aveva garantito la solidità dei suoi istituti, quindi garantiva anche dei debiti delle sue banche. Quindi nel 2008, con la crisi, l'Islanda non poteva fare altro che privatizzare le banche private, che quindi divennero pubbliche. Inclusa la Landsbanki, che aveva la iSave, che aveva un buco di 4 miliardi di euro. Ma il debito totale di queste tre banche era di 50 miliardi. Quindi l'Islanda cosa fece? Iniziò ad accollarsi tutto l'ammontare del debito, cioè tutti i 50 miliardi, e iniziò a capire come fare a pagare questo grandissimo debito. E qui siamo al bivio, dove si dividono i racconti di quelli che vogliono fare come d'Islanda dalla realtà. Per la restituzione solo di questi 4 miliardi, il governo islandese fece un accordo con le controparti, cioè i fondi di investimento che avevano investito i piani pensionistici dei loro 320.000 clienti in questa banca online garantita dallo Stato islandese, ed arrivarono ad un accordo per la restituzione di 2 miliardi, 2.000 milioni di euro. A questo punto, questo accordo, che doveva essere controfirmato dal presidente islandese, non fu firmato dal presidente islandese, che indisse un referendum per confermare o bocciare questo accordo. E i cittadini islandesi su questo argomento sono stati invitati ad esprimersi, cioè su questo particolare accordo di 2 miliardi di euro, non sul debito di 50 miliardi di euro, ma solo su un accordo di 2 miliardi di euro. Il popolo islandese ha detto no con una percentuale del 93%, che non è il 99, ma è comunque una percentuale importante. A quel punto la strada era segnata, bisognava fare un altro accordo e indire un altro referendum. Quindi l'Islanda, il governo islandese, riuscì a costruire un accordo di circa 300 milioni di euro, lo chiamò di nuovo un referendum e, non voglio sbagliare, quindi leggo la cifra, dissero di no al 58, 59%, 58,9, quindi 59%, quindi dissero di no anche a questo accordo. Però, cosa è successo? Hanno detto di no ad un accordo di 300 milioni su un debito che era di 4 miliardi, su un debito complessivo che era di 50 miliardi, che non è mai stato messo in discussione. Cosa è successo poi in effetti? È vero che l'Islanda poi, almeno questo, non dico tutto, perché l'Islanda ha pagato il debito, tutto il debito lo sta pagando, ma almeno su questo hanno ragione coloro che pubblicano, facciamo come l'Islanda, non paghiamo il loro debito, eccetera. Beh, c'è un articolo, tanto per citare una fonte non sospetta, di un giornale islandese, del Reykjavik Grapevine, scusate, che dice, lo leggete anche voi: Landsbanki makes first iSave payment. Perché? Cioè la Landsbanki, questo è tra l'altro è il logo della Landsbanki, la Landsbanki è riuscita a ricontrattare ulteriormente questo debito ed è riuscita a pagarlo da sola senza un referendum. Quindi, alla fine, non solo l'Islanda ha pagato il debito complessivo, lo sta pagando, ma ha pagato e sta pagando anche quello dell'iSave, la banca della Landsbanki, che fa parte adesso delle banche pubbliche islandesi, perché queste banche sono state statalizzate. Questa storia ci insegna che è facile raccontare
una storia che piace, cioè il popolo che si ribella, che non paga il debito, ma poi in effetti il popolo che si ribella e dice di non voler quell'accordo particolare perché pesa direttamente sulle tasche delle persone, poi alla fine questo popolo paga i propri debiti. Perché allora le persone generalmente tendono a credere a quello che raccontano giornali online, siti complottisti oppure di estrema destra o sinistra, ce ne sono anche alcuni infatti di estrema sinistra, per esempio, che ho mostrato, che tendono ad accreditare la possibilità di non pagare il proprio debito? Perché è una soluzione facile, la soluzione complicata, quella difficile. Pagare e onorare i debiti significa avere una responsabilità anche nei confronti degli altri esseri umani. Qui si parla di circa 300.000 persone che secondo questi signori non dovevano restituire le pensioni di altrettante 300.000 persone. Ed è facile credere ad una soluzione semplice che viene offerta e accreditata nei giornali online. Il problema è andare a verificarla. Andate infatti da soli a verificare quali sono le fonti e quali sono le informazioni effettive che possono dimostrare che quello che raccontano è vero. Questa è un'attività noiosissima, perché a raccontare una stupidaggine ci vuole un attimo, per smontarla ci vuole un po' di tempo, ma sicuramente loro, qualunque cosa dicono, devono confrontarsi con questo dato, cioè con il fatto che LifeSave, attraverso la Landesbank e attraverso lo Stato, sta onorando i propri debiti. Ed ora siamo alla questione spinosa del terribile Fondo Monetario Internazionale. L'Islanda si libera dal Fondo Monetario Internazionale, l'Islanda si libera dal Fondo Monetario Internazionale, l'Islanda ha ignorato tutte le raccomandazioni del Fondo Monetario Internazionale per uscire dalla crisi finanziaria. È vero o no? Beh, facciamocelo dire, visto che l'Islanda è la padrona della Landesbank e quindi anche della Safe ed è la nazione che ha promosso e rispettato questi referendum, vediamo, e dobbiamo fare come loro del resto, vediamo cosa dice. Questo è un comunicato del Ministero delle Finanze, il Ministero delle Finanze islandese, qui c'è il suo logo e questo è tratto dal sito del Ministero delle Finanze islandese, lo potete trovare anche voi cercando Iceland Completes IMF Program. IMF in inglese è International Monetary Fund, Fondo Monetario Internazionale. Qui c'è scritto che l'Islanda ha completato il programma del Fondo Monetario Internazionale e chi lo dice? Lo dice il governo islandese. Quindi, quando si dice facciamo come l'Islanda, significa seguiamo i consigli del Fondo Monetario Internazionale. Poi nel comunicato c'è scritto tutto il perché e il per come. Ma il punto è, perché raccontano che l'Islanda si è liberata del Fondo Monetario Internazionale? Perché raccontano una storia prendendo un dato apparentemente certo, ma parziale. Ovvero, quando il Fondo Monetario Internazionale ha certificato che l'Islanda aveva completato il suo programma, ha preso e se n'è andato. Questa è stata vista da parte di quel mondo complottista e di estrema destra e di estrema sinistra che rifiutano il mondialismo e come suo rappresentante il Fondo Monetario Internazionale, come diciamo un po' come fanno quelli che perdono e poi quando l'avversario, una volta che ha vinto, va via, gli dicono: ah, scappi. Hanno fatto la stessa cosa, cioè hanno detto: il Fondo Monetario Internazionale è scappato dall'Islanda, l'Islanda ha cacciato il Fondo Monetario Internazionale, ma non è vero perché se n'è andato perché aveva finito quello che doveva fare, cioè aveva verificato che l'Islanda aveva fatto tutto quello che gli avevano chiesto, hanno erogato i prestiti, l'Islanda grazie a questi prestiti ce l'ha fatta a ripagare i debiti. E adesso è tornata una nazione quasi abbastanza normale. Secondo alcuni, l'Islanda ce l'ha fatta perché aveva la sovranità monetaria, aveva una propria moneta e
e l'ha potuta svalutare per poter tornare a crescere. Il problema è che pare che tutti abbiano capito la lezione e tutti vogliono fare come l'Islanda, tranne gli islandesi che hanno chiesto di entrare nell'Unione Europea e di adottare l'euro. Grazie.